Se l'accusa al ministro Boschi è di essersi rivolta a Unicredit in pieno conflitto di interessi, la vicenda per il padre è più complessa. In provincia si sa, ci si rivolge a chi si conosce. E lui, per salvare l'istituto, si sarebbe rivolto al vicino di casa di Babbo Renzi, ora nei guai per Consip. Il faccendiere massone, con tanto di archivio segreto nel soggiorno, Mureddu avrebbe fatto incontrare il Boschi con un altro massone amico suo, Flavio Carboni, uomo al centro di tanti misteri italiani, sfiorato persino dal caso Orlandi. La soluzione arriva direttamente da un gran maestro. Maria Elena Boschi e Matteo Renzi, così pure i loro padri, non hanno nulla a che fare con la massoneria. Ma il problema politico non è chi sei, è con chi vai, oppure a chi chiedi. Allora.